Anemie e coagulopatie, esperti a confronto all'Ospedale del Mare in un convegno organizzato dal dottore Giampiero Nitrato Izzo, dirigente ematologo del nosocomio dell'ASL Napoli 1 Centro. Anemie e coagulopatie sono patologie multifattoriali che vengono diagnosticate frequentemente. Fondamentale il tempestivo inquadramento clinico ai fini di una terapia appropriata. Il convegno Attualità su anemie e coagulopatie, confronto tra gli specialisti all'Ospedale del Mare, nasce con obiettivi ben precisi, come ci illustra il dottore Giampiero Nitrato Izzo. Il convegno di stamattina ha l'obiettivo di fornire una informativa su un approccio di patologia multifattoriale, quale l'anemia, al cui confronto tutte le branche specialistiche, quelle di medicina generale, quelle del territorio, hanno praticamente confronto. Intendiamo praticamente dare delle linee guida che, in maniera tale che su questa patologia multifattoriale ci possano essere degli obiettivi di riscontro e quindi possa essere inquadrata dal punto di vista diagnostico in maniera esaustiva e quindi possa praticamente essere di aiuto agli specialisti e anche ai medici di base. Una patologia che coinvolge dunque molti più specialisti, non soltanto gli ematologi. Certamente, quindi diceva un vecchio mio maestro, l'anemia è un sintomo che va inquadrato in una patologia che ne causa appunto l'origine e quindi come tale bisogna inquadrarla appunto con gli specialisti. Proprio per questo l'aim di questo convegno è il confronto con i vari specialisti, in maniera tale che attraverso il confronto tra le varie linee guida si possa praticamente poi alla fine avere un messaggio univoco per la diagnosi e la terapia di questa patologia. E io anche con l'aiuto e con la imbricazione degli altri specialisti ho avuto la possibilità appunto di fare diagnosi di patologie linfoproliferative e mieloproliferative. Purtroppo non abbiamo la possibilità di fare terapia, speriamo che quanto prima ci si organizzi in questo senso. Questo è l'obiettivo futuro, dottore? Certamente, certamente, grazie. Stiamo cercando all'Ospedale del Mare di creare un gruppo che lavori assieme attorno alle diverse patologie, a sottolinearlo il dottore Vincenzo Nuzzo. L'ospedale è nato da poco, quindi ha necessità di rodare i percorsi, di costruire il gruppo, la squadra, per cercare di essere un riferimento in questa città, in questa regione che tanto ha bisogno di questa struttura, e ce ne accorgiamo dalla grande richiesta che c'è dall'utenza. L'ospedale è nuovo, ha bisogno di tempo per rodare, ma noi stiamo lavorando attorno ai percorsi, ai PDTA, stiamo cercando di costruire PDTA nelle principali patologie, ma soprattutto stiamo cercando anche di metterci in collegamento con il territorio attraverso la medicina di medici generale, la specialistica ambulatoriale. Quindi è tutto un lavoro che stiamo percorrendo e questo è uno dei tanti tasselli di questo percorso che stiamo compiendo. Dottore Asti, come lei sottolineava, le anemie rappresentano un accesso importante ai pronto soccorso in generale in tutta la Campania, ma non solo in Campania. Sì, le anemie rappresentano una importante patologia per quanto riguarda gli accessi in pronto soccorso e anche nei reparti di medicina interna. Rappresentano la terza, quarta causa di accesso in pronto soccorso, anche con tutta la sintomatologia connessa all'anemia, non solo dal punto di vista della sintomatologia eclatante tipo retorragie, melena, emorragia in generale, ma anche per quanto riguarda sintomi correlati come per esempio la dispnea, l'astenia e quant'altro. Per cui in ospedale è importante che ci sia una interazione tra vari specialisti, medici d'urgenza, medici internisti, ematologi, gastroenterologi, per cui questo congresso vuole praticamente proprio sottolineare la stretta interrelazione tra varie figure di specialisti sempre nell'ambito della medicina interna e della medicina in generale. Sono pazienti ad alta complessità ed ogni paziente è diverso l'uno dall'altro a seconda del tipo di patologia, come ci spiega il dottore Ciro Fittipaldi, anestesista e rianimatore. Perché noi affrontiamo un paziente in shock settico dove, diciamo, la coagulopatia ne fa da padrone, quindi ovviamente dobbiamo affrontare questi pazienti altamente complessi, ovviamente con terapie di supporto e con una collaborazione anche dei colleghi ematologi che molte volte ci supportano a darci una mano a risolvere le problematiche dei pazienti. Malattie patologiche, ed anemie e coagulopatie, c'è una stretta correlazione, dottore?
Infatti sono molto contento di partecipare a questo convegno perché mi dà l'opportunità di valutare effettivamente le interrelazioni tra le malattie di fegato e le malattie di sangue. Le malattie ematologiche hanno un grosso riscontro in epatologia, perché contrariamente a come si dice in gergo, i pazienti che hanno una cirrosi epatica, per esempio, hanno più facilità alla coagulazione che non alla, cioè c'è più trombofilia che non quindi c'è la preoccupazione che i pazienti cirrotici fanno trombosi portale, e noi gestiamo tantissime cirrosi epatiche da questo punto di vista. Quindi parlarne con l'ematologo è una cosa estremamente importante, e poi la fa da padrone il discorso della ferditinemia, perché molti pazienti con accumulo marziale ematico ovviamente vengono dall'epatologo, ma spesso possono avere problemi ematologici, quindi dobbiamo parlare, dobbiamo connetterci, dobbiamo collaborare da questo punto di vista.